Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovissimo video a tema pop, nello specifico Space Jam 2. Vi avevo detto che a settembre abbiamo avuto tantissime novità e infatti eccole qui. Questa è una delle prime, ragazzi, fantastica, sta uscendo il film proprio in questi giorni, quindi volevo assolutamente cavalcare l'onda di questa uscita appunto per farvi vedere queste bellissime pop. Anche per tutti questi prodotti io devo ringraziare gli amici di ultragame.it che ci hanno fornito queste bellissime Funko Pop. Io vi ricordo di andarli a trovare e del codice sconto VicioTV che vi darà diritto al 5% di sconto sulla spesa totale. Quindi mi raccomando, andateli a trovare e insomma guardate un po' che bella roba ci troverete. Ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione in su e mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist dove potete trovare tutti i video delle Funko Pop. Quindi ragazzi, ci stanno veramente tantissimi video, sono sicuro che troverete quello che fa per voi. Vabbè, pronti? Andiamo ad aprire queste meravigliose Funko Pop di Space Jam 2. Allora ragazzi, eccoci qui, guardate quante pop dobbiamo andare ad aprire oggi. Allora, io direi, iniziando dando uno sguardo alla scatola, come facciamo sempre, ovviamente Pop Movies Space Jam A New Legacy. Questa è la pop in particolare numero 1087, che è appunto Silvestro e TT. Poi vabbè, abbiamo su questo lato l'immagine classica della nostra pop, mentre invece sul retro possiamo andare a vedere la checklist. Allora, abbiamo due versioni di LeBron James, noi ne abbiamo una sola, oggi vi faccio vedere questa qui se non sbaglio. Poi nella collezione c'è anche Bugs Bunny, Lola, questi li andremo a vedere, Daft Duck come il coach, Marvin the Martian, Doom, Silvestro e Titi, poi Wet Fire, Wet Mamba e LeBron James. Ovviamente abbiamo tutti i personaggi buoni, perché credo che proprio sono quasi sicuro che Wet Fire e White Mamba saranno sicuramente gli alieni. Io ancora non ho visto il film, però insomma immagino che sicuramente saranno i cattivoni. Vabbè, raga, pronti? Io direi di andare ad aprire. Siamo appunto, visto che ci sono con Titi e Silvestro, che peraltro è l'unica pop, almeno per questa collezione, doppia, perché appunto i personaggi sono due. Allora, apriamola, iniziamo, prima e seconda. Allora ragazzi, direi di iniziare assolutamente con Titi, che è bellissima. Guardate che spettacolo, la testa si può muovere, si muove un pochino, non molto, devo dirvi, però un po' sì. Allora, ovviamente è seduta sul pallone da basket, guardate che spettacolo. Al centro della maglietta si può leggere bene la scritta Toon Squad. Ok ragazzi, guardate quanto è carina. Devo dirvi simpaticissima questa Titi, ovviamente è molto piccola. E poi questo invece è il nostro Silvestro, ovviamente con la tuta da basket. Guardate un po' che posizione fiera. Devo dirvi sono colorate davvero bene, guardate gli occhi come sono definiti benissimo. Ma anche la stessa maglia, molto bella. Numero 9, il nostro Silvestro. Va bene, allora io intanto cercherò di fare un po' d'ordine, perché altrimenti sennò qua succede un casotto. E quindi la prima pop ce la siamo aperta, io direi di metterla proprio qui. Poi proseguiamo ragazzi con Daffy Duck, il coach, quindi l'allenatore della squadra. Allora, apriamolo. Ragazzi, sono veramente bellissime. Comunque poi vi assicuro che vicine, guardate che spettacolo che si andrà a creare. Allora, molto bello anche lui. Becco fatto benissimo, molto grande. Guardate anche la giacca con la cravatta, fatta molto bene. Abbiamo anche qua i gemelli sui polsi. Colorato benissimo. Guardate anche le sopracciglia, fatto veramente bene. Poi non vedo neanche molti difetti. Di solito le pop ce le hanno un po' di difettucci, vedete, come in questo punto. Devo dire che però sono molto rari. Di base il colore è fatto molto bene. Guardate anche l'arancione del becco, assolutamente fatto bene. E guardate già insieme come iniziano a fare insomma questo effetto bellissimo. Ok, mettiamo qui dietro la scatolina e ci spostiamo ragazzi con il mitico LeBron James. In questo momento direi che all'unanimità possiamo dire che è il giocatore di basket più forte al mondo, quindi è stato veramente un degno erede di Michael Jordan che abbiamo visto in Space Jam
il primo film. Eccolo qua, ragazzi, gli somiglia anche tantissimo, guardate la barba come è fatta bene, il baffetto con il pizzetto, guardate che bello anche il pallone, ragazzi, che risulta anche in questa colorazione lucida e ruvida. Infatti toccandolo vi accorgerete che appunto è ruvido, quindi assomiglia molto poi al pallone reale. Guardate anche ai tatuaggi, ovviamente Toon Squad sulla maglietta, belle anche le scarpe, tutto colorato molto bene, rifinito davvero alla grande. Guardate che spettacolo il nostro LeBron James. Eccolo qua, lo mettiamo al centro, dai, su. Rimettiamo a posto la scatolina ed è quindi il momento della bellissima Lola Bunny. Ok, apriamo anche lei e andiamola a scoprire. Vediamo qua il pallone, devo dirvi, almeno a vista mi sembra diverso rispetto a quello di James. Vediamo un po' se mi sono sbagliato. E no, infatti questo pallone, ragazzi, invece è liscio, quindi non c'è quel ruvidino, non è neanche lucido come era LeBron James. In questo caso è semplicemente scolpito con le righe nere e quindi però è liscio. Allora, ovviamente la stessa maglietta con la scritta Toon Squad, guardate che bella, con il ciuffino biondo, le orecchie legate a mo' di codino. Numero 11 lei, anche la nostra Lola, devo dirvi, niente male, e ce l'andiamo a posizionare vicino a LeBron. Ok, adesso direi di andare a completare la coppia, giustamente, scusate un po' il gioco di parole, Bugs Bunny. Quello qua, lui ha un pallone invece argentato, devo ammettere che non so perché, non so se nel film succederà qualcosa, giustificherà questa colorazione o semplicemente invece è la pop che è stata fatta così. Questo magari, ripeto, quando vedrò il film saprò dirvi meglio. Comunque, anche il suo pallone è liscio. Le teste non sono bobbleheads, ma possono roteare, vedete? Non ve l'ho detto prima, ma vale per tutte quante. Allora, guardate che belli gli occhioni, i dentoni. Fatto bene anche lui, eh? Numero 1, il nostro Bugs Bunny. Ok. Va bene, ragazzi, siamo quasi giunti alla fine. Ultima pop, il nostro Marvin the Martian. Devo dirvi che lui è un personaggio che mi è sempre piaciuto davvero tanto. È un po' secondario, insomma, non possiamo di certo paragonarlo, che ne so, a un Daffy Duck o a un Bugs Bunny. Però, insomma, devo dirvi che è niente male. Peraltro, con questo elmetto, no, da centurione romano, molto bello. Guardate un po'. Devo dirvi che anche lui... niente male, mi piace molto come è stato scolpito l'occhio e soprattutto come è stato colorato. Guardate la parte superiore dell'occhio, ma anche il sopracciglio. Molto bello il nostro marziano. Ok, adesso io arrivato a mettere le scatoline, così facciamo proprio una bellissima immagine. Quindi, Bugs Bunny, eccolo qua. Allora, rimettiamo Titti un po' più centrale. Ragazzi, eccoveli qui, sono bellissimi. Tutti insieme fanno un figurone, devo ammettere che sono veramente... una piccola opera d'arte, immagino una bella vetrina proprio dedicata a Space Jam, secondo me possono fare davvero davvero il loro effetto. Mi raccomando, poi fatemi sapere voi che cosa ne pensate, a me sembrano veramente spettacolari. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un like bello come tutti questi personaggi di Space Jam 2. Mi raccomando, io vi invito ad andare a trovare gli amici di ultragame.it e non dimenticate il codice sconto VisioTV. E poi, come sempre, ricordatevi di lasciarmi un bellissimo commentino qui sotto. Fatemi sapere se a voi sono piaciute queste Funko Pop e se magari le avete prese o avete intenzione di acquistarle. Qui da Visio e dalle Pop di Space Jam 2 è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao!